Tutto è lecito nella bellezza e a scuola. C'è una nuova diva di bellezza nella nostra classe. Basta guardarla. È come se avesse immerso tutte le sue cose nella pittura rosa. Zaino, matite, righello, quaderno e libri. E quella cos'è? Una coda di fenicottero? No, questa è una penna rosa per una regina di bellezza. Prendi una grande piuma rosa e una penna. Attacca la piuma al corpo della penna. Usa la colla rosa. Sembra che questa penna appartenga a Luigi XIV. Ehi, smettila di farmi il solletico! Ecciù! Questo è un allevamento di polli, non una scuola! La lezione è in pieno svolgimento. Dobbiamo prendere così tanti appunti. La nostra diva di bellezza adora i suoi appunti rosa. Non ci sono mai troppi cuori. Ma i miei appunti non sono solo belli all'interno, ma anche all'esterno. Dai un'occhiata al quaderno morbido e carino di questa regina della moda. Attacca le coppellicce bianche alla copertina di un quaderno. Utilizza il nastro biadesivo. Aggiungi una scritta in gomma piuma glitterata rosa. Decora con una corona. Wow! Questo quaderno è fashion-tastico! È così morbido! Anche occhi blu piace! La nostra regina degli accessori davvero unici! Il nostro compito è quello di ricomporre una mappa sulla lavagna. Lo farà la diva della bellezza, ma queste puntine sono così insignificanti. La regina di bellezza sa come aggiungere splendore a questo compito. Attacca dei grandi strass alle puntine. Metti gli strass in una scatola a forma di cristallo. Le puntine lucenti rendono questa mappa carina. La mappa è completa e le puntine con gli strass sono diventate una tendenza. La signorina Olivia le prende per sé. Occhi blu ha bisogno di una matita. Forse la mia compagna di classe ne ha una di scorta. La diva di bellezza in realtà trova una matita in più. Ma aspetta, non posso credere ai miei occhi. È grigia! Com'è potuto accadere? Avvolgi una matita in uno scovolino luccicante. Attacca un fiocco coperto di glitter sulla parte superiore. Ecco qua! Ora questa matita soddisfa i requisiti del mio materiale scolastico. È perfettamente rosa e luccicante! Questa è la prima volta che Occhi Blu vede un fiocco su una matita! Altro giorno, altro test! Vediamo! La nostra secchiona Occhi Blu lo ha finito troppo in fretta! Ha scritto tutte le risposte giuste. E ora è annoiata. Quindi, cosa potrebbe fare? Il tempo passa. Ops! Occhi Blu non si accorge di essersi persa via e di aver fatto dei disegni sui bordi del suo foglio. Come può rimediare? Usa le unghie come una gomma. Applica la colla caldo rosa sulle unghie finte. Riscalda la superficie con un accendino. Leviga lo strato di colla. Lascialo raffreddare, uniforma i bordi. Fai 5 pezzi, uno per dito. Occhi Blu ha imparato molto dalla sua vicina di banco. Le unghie con le gomme sono un'idea rosa perfetta. Occhi Blu ha un rilassante foglio da colorare, ma i pennarelli non la calmano affatto. Tutto le sfugge di mano. Un antistress è diventato un creatore di stress. Calmati! Hai bisogno di un aiuto di bellezza. Ecco il mio organizer per ciglia. Ups, volevo dire organizer per pennarelli. Taglio due pezzi a forma di occhio dal cartone. E un rettangolo per uno stand. Colora i pennarelli con la pittura acrilica nera. Non colorare i tappi. Dipingi i pezzi di cartone di bianco e nero. Incolla a caldo i tappi all'occhio nero. Attacca l'occhio bianco sopra.
aggiungi l'iride, la pupilla e della gomma piuma glitterata per fare un punto luce. Attacca un contorno di gomma piuma nera sulla parte superiore. Incolla caldo e supporto sul retro ad angolo. Che grande occhio! E ogni ciglia è in realtà un pennarello! Fermo, Ciclope! È davvero utile! Questa è la prima volta che uso le ciglia per disegnare! Che occhio insolito! Cosa brilla laggiù? Un diamante gigante riflette la luce e acceca l'insegnante! Ehi, togliti immediatamente questo anello reale! Pensavo che questa pietra blu fosse affondata con il Titanic! Signorina Olivia, si sbaglia! Questo non è un anello, è solo un temperamatite! Rivesti un temperamatite rotondo con la vernice spray argento. Incolla a caldo un anello vuoto al tappo. Attacca una grossa pietra sul retro. Aggiungi strass ai lati. Un insolito e prezioso temperamatite. È la firma di una vera regina della moda. Tutto deve essere bello nella nostra scuola. Ehi, regina del materiale scolastico, hai della colla? Ah? È così normale, non può essere. Non sembra affatto tua. Ma una volta aperta la colla, tutto ha un senso. Questa colla ha delle paillette. Apri una colla stick. Usa una cannuccia per fare delle cavità su tutta la superficie dello stick. Metti le paillette nella cavità. Usa le pinzette per semplificare il lavoro. Wow! La mia compagna di banco ha un gusto molto sofisticato! Chi altri potrebbe creare una colla alla moda? Grazie, amica! Ci metti davvero tanto impegno! La nostra diva della bellezza va piuttosto male in geografia. Non sa distinguere l'Africa dall'Asia! Questo mappamondo è troppo complicato per lei! Tutti i meridiani stanno cospirando contro di lei! Ma la signorina Olivia può occuparsi di qualsiasi studente. Questa regina di bellezza ha bisogno di un mappamondo più bello e glamour. Rivesti i continenti sul mappamondo con la colla a caldo. Dipingi l'intero mappamondo di nero. Applica la colla vinilica sui continenti. E cospargi con un sacco di glitter. Rimuovi i glitter in eccesso con un pennello asciutto e rigido. Rivesti il mappamondo con lo spray. Un mappamondo glitterato è ciò che sogna ogni diva di bellezza. Ora puoi imparare tutti i paesi. L'intero mondo è finalmente coperto di glitter. Che bello! Sistemarsi il trucco è la cosa più importante a scuola. Ups! Scusa, che cosa hai fatto? Ora sembro Joker! Grazie al cielo ho un astuccio con delle labbra perfette! Taglia le labbra dal feltro rosso seguendo un modello. Unisci due labbra con una cerniera bianca. Attacca il tessuto con paillette bifacciali sulla parte superiore. Incolla a caldo due metà della custodia lungo il contorno. Le grandi labbra luccicanti sono il sogno di ogni regina di bellezza, anche se è solo un astuccio. Occhi blu piacciono queste labbra, ma la signorina Olivia vede qualcosa di scintillante sulla scrivania. Hai trasformato questa classe in un salone di bellezza. Uno specchio, un rossetto, le labbra di Angelina Jolie. Metti via tutto subito! Signorina Olivia, è solo un astuccio! Bene, qualunque cosa sia, ma dovrai comunque toglierti il rossetto. Questa è una scuola, dopo tutto. Ti è piaciuto il nostro materiale scolastico Glamour? Allora facci sapere nei commenti quali materiali scolastici faresti. Una penna con una piuma? Un mappamondo Glamour? Un quaderno alla moda o un prezioso temperamatite? E non dimenticare di mettere like a questo video, di iscriverti al nostro canale e di fare clic sulla campanella
in modo da non perdere le nuove bellissime idee per la scuola di Trum Trum.